Si chiama Altri Luoghi ed è il primo consultorio del Sud Italia che nascerà a Napoli per la tutela e la salute dei diritti delle persone transessuali. L'iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale Daedalus e Fondazione Con il Sud, con il patrocinio del Comune, e mira a fornire assistenza ai soggetti che vivono situazioni di disagio e marginalità. La nuova struttura garantirà infatti servizi di informazione e prevenzione sociosanitaria, ma anche orientamento, tutela legale e sostegno all'inserimento lavorativo per le persone transessuali. Napoli è la città che ha il maggior numero di transessuali, quindi appoggiamo questa iniziativa con molta convinzione, tant'è che ho dato anche mandato all'assessore al patrimonio della nostra città di trovare un luogo per poter realizzare inclusione, sostenibilità, accoglienza, quindi ancora una volta la città delle differenze e della solidarietà. Il progetto si rivolge soprattutto ai soggetti anziani, non autosufficienti o privi di ogni sostegno familiare, con percorsi di supporto psicologico ed accompagnamento ai servizi. E prevede anche l'apertura di una casa di accoglienza temporanea per persone transessuali in stato di bisogno. Tra le attività del consultorio anche gruppi di sostegno alla persona per l'affermazione della propria dignità. È un'iniziativa importantissima per Napoli e per il Sud, perché farà parte anche Bari e Palermo. Devo dire che finalmente le transessuali qui a Napoli a Sud non sono più lasciate da sole. È un consultorio a bassa soglia, là troveranno un'accoglienza, un punto d'ascolto e poi passeremo poi alle strutture sociosanitarie. Oggi è una giornata felice perché finalmente alcune tematiche delle trans vengono toccate, che fino ad ora, posso anche dirlo, erano quasi ad esclusione sociale. Ci sono due valenze di questo progetto, uno simbolico e uno pratico. Quella pratica è che questa città è la città che ha la più grande comunità transessuale in Italia, sono circa 2.500 persone che spesso sono sole, abbandonate, discriminate, senza opportunità. Simbolicamente è fondamentale che la città come Napoli, che storicamente è una città dell'accoglienza, lanci in questo momento difficile per il nostro paese un intervento che riconosce una differenza, la fa propria e garantisce pari opportunità per questa differenza.